Facevano colazione vicino al fuoco. Emma tagliava i pezzi e glieli metteva nel piatto. Rideva di un riso sonoro libertino quando la spuma dello champagne le traboccava dal bicchiere sottile sugli anelli delle dita. Ora mistica, ora gioconda, chiacchierina, taciturna, violenta, noncurante, e la risvegliava in lui mille desideri. Era l'amante di tutti i romanzi, l'eroina di tutti i drammi, ma soprattutto era un angelo. Spesso, guardandola, gli sembrava che l'anima, fuggendo verso di lei, si spandesse come un'onda sul contorno della sua testa e cadesse travolta nel candore del seno. Si sedeva a terra davanti a lei e coi gomiti sulle ginocchia la contemplava sorridendo, con la fronte tesa. Essa si chinava verso di lui e mormorava, come soffocata d'ebbrezza: "Non muoverti, non parlare, guardami. Mi ami." Non udiva quasi la risposta, nella precipitazione delle labbra di lui che le salivano alla bocca. La spregiudicatezza di Madame Bovary e lo stile di Gustave Flaubert ci introducono a questo secondo appuntamento con Asterisco. In questa puntata vi accompagneremo nel mondo di fine estate del giornalista Vito Cimarrusti, nella vita di Fernando Savater e fra i ritratti semiseri di Alfonso Palieri. Intervista Cristina Comencini, regista e scrittrice, autrice della Bestia nel cuore, un libro e un film che tanto successo ha riscosso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il consiglio del giornalista Marco Travaglio, l'agenda e infine la classifica della libreria Mondadori di Bari. Un racconto in prima persona per parlare della fine di un periodo della vita e un periodo dell'anno. È la fine dell'estate, il primo romanzo del giornalista Vito Cimarrusti, edito da Palomar. Una storia di contestazione che racconta del duplice dramma, quello familiare e quello esistenziale, vissuto dal protagonista che per proteggersi da ciò che gli accade intorno si rifugia in un mondo parallelo, dal quale però emerge tutto il suo disincanto. Alla base di tutto l'incubo della crisi economica che rischia di travolgere la sua famiglia, la difficoltà nell'accettare una delusione d'amore e i ricordi di un'infanzia passata tra bombardamenti e macerie. La ragione è quella di Fernando Savater, filosofo, scrittore e uno dei più popolari intellettuali spagnoli dei giorni nostri. Il libro è Contrattempi, autobiografia di una ragione appassionata, pubblicato dagli editori La Terza. In questo libro Savater racconta dei suoi gusti, le sue passioni, i luoghi amati e le persone care. Racconta della sua vita, facendo entrare il lettore anche nelle pieghe più nascoste. Una confidenza affidata ad un testo che non racconta dell'autore, ma di quello che il tempo ha fatto di lui. Al centro del libro i suoi contrattempi, dalla scoperta della televisione a 12 anni, all'arrivo a Madrid adolescente, dalla battaglia contro la dittatura di Franco, alla bievità dialettica della madre, dall'impegno civile contro il terrorismo basco, all'insegnamento dei fumetti. Sono foto costruite ad arte, quelle del libro di Alfonso Palieri, dal titolo Le foglie di allora, pubblicato dalla Ecumenica Editrice. Sono foto che toccano argomenti sociali, mode, ricordi come quella di copertina e denunce. Solo 24 ore, il miracolo economico e mani di rata sono alcune delle didascalie di questi scatti che fissano le persone, gli ambienti, gli stili di vita. Immagini comuni, forse scontate, che hanno attinenza con mondi e modi di dire di altri contesti. Immagini a doppio senso, insomma, per sorridere e per pensare. Mi sono accorta di non avere ricordi. Qualche immagine, come delle fotografie, ma nessun ricordo preciso di loro, di me, di Daniele, neanche della casa. Come se non fosse mai esistita. Ci puoi giurare che esisteva? Ci veniva tutti i giorni a fare i compiti. Ma anche la loro morte, a 2 anni di distanza per la stessa malattia, è così irreale. È una giovane attrice che in un mondo in cui non c'è molto cinema in Italia fa la doppiatrice di telefilm. E non è tanto questo il suo problema, perché tutto sommato è una donna abbastanza anticonformista, cioè non ha la carriera come unico punto di realizzazione di sé. Però è molto innamorata del suo compagno e una notte ha un incubo molto strano, che le rivela una parte successa nel suo passato di bambina che lei non riesce a riconoscere, cioè non capisce da dove è uscito quell'incubo. Comincia la sua ricognizione del passato, che coinvolge non solo lei ma tutti i personaggi del libro. Ho fatto un sogno orribile di me da bambina nella nostra casa, non so cosa significa. Che cosa hai sognato?
Cosa può essere di tanto terribile? È solo un sogno. Dai, non fare così. Andiamo a prenderci un tè. È un libro direi su una parte dell'essere umano che è quella che agisce perché ci fa sentire desiderio dell'altro e allo stesso tempo procura delle cose che sono positive perché rende felici anche se fa sentire amore per l'altro, però può in alcuni casi ferire. E dunque il tema del film, articolato in questi sei personaggi del libro e poi del film, racconta esattamente questo, cioè racconta proprio, dissezione un po' l'essere umano dentro, nelle sue parti negative e positive, come se tutto fosse contenuto anche negli esseri umani che si ritengono, diciamo, fuori dalla anormalità. Buonanotte. Daniela mi ha detto del bambino. It's wonderful. Grazie, Anna. Ora sei salva. Salva da cosa? From everything that's gone before. Kids cancel out everything. And you can start over. Davvero. Ti voglio bene, Sabina. Penso che può far questo, cioè può far capire che dal dolore, dalle ferite, si esce, nel senso che si può vivere se si comprende, se si vedono, se si attraversano, direi. Ecco, questo, se vogliamo, è anche un libro di attraversamento del dolore. Salva da casa! Salva da casa! Dai. Salva da casa! La bestia è tutti. Non devi dirlo a nessuno perché sono cose che succedono. Come si può mischiare un segreto come il nostro alla vita della gente normale? Al decimo posto nella classifica della libreria Mondadori di Bari c'è Gianrico Carofiglio, vincitore del premio Bancarella 2005 con il suo Il passato è una terra straniera della casa editrice Rizzoli. La storia dell'amicizia di Giorgio e Francesco in una Bari segreta è allucinante. In nona posizione L'abito di piume di Banana Yoshimoto, Feltrinelli editore. Un abito, in questo caso rappresentato da Ritorno nella città natale, che permette alla protagonista di librarsi in volo alleggerita dal dolore per la perdita della persona amata. Dan Brown per la Mondadori conquista l'ottavo posto con Angeli e Demoni e il settimo con Il codice da Vinci. In entrambi i romanzi il protagonista è Robert Langdon, lo specialista di Harvard in simbologia religiosa, chiamato a risolvere casi quasi impossibili. Sesta posizione per La storia d'amore di Tre metri sopra il cielo, Federico Moccia, pubblicato da Feltrinelli. Un libro di culto circolato in fotocopia fra i giovani romani, poi diventato un film. Geronimo Stilton è al quinto posto con Alla ricerca della felicità nel regno della fantasia volume 2 di PM. Un'altra avventura del famoso topo giornalista che parte per scoprire il misterioso segreto della felicità. In quarta posizione Il posto che cercavo di Nicola Sparks, pubblicato da Frassinelli. Jeremy non crede nell'amore e preferisce dedicarsi anima e corpo al lavoro, finché un viaggio nel North Carolina li fa incontrare l'essenza stessa del sentimento dimenticato. E ci avviciniamo alla vetta, dove Lo Zaire di Paolo Coelho Bompiani conquista il terzo posto. La storia di uno scrittore di successo che affronta un cammino sconosciuto alla ricerca del senso profondo della vita, un viaggio per la crescita personale e la scoperta della spiritualità. Sul podio, in seconda posizione, La regina della casa di Sophie Kinsella, edizione Mondadori. Una 29enne in carriera sceglie di fingersi governante dopo essere fuggita da un noto studio legale di Londra per aver commesso un terribile errore. Primo posto per La spy story di John Grisham, Il broker, Mondadori. Al centro del racconto gli eventi che travolgono Joel Beckman, in prigione da 6 anni per aver tentato di vendere un software studiato da 3 giovani pakistani capace di neutralizzare il più sofisticato sistema di spionaggio satellitare. Oltre ai suoi libri, lei che libro consiglia di leggere e perché? Ce ne sono tantissimi che consiglierei di leggere. Il mio preferito in assoluto è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e quindi ogni tanto me lo rileggo. Perché? Perché è fondamentale per capire la Sicilia, ma soprattutto per capire l'Italia. L'idea che in Italia ogni tanto bisogna cambiare tutto per non cambiare niente è fondamentale per capire quello che è successo in Italia negli ultimi anni. E a Vergassola, che invece ha consigliato i suoi libri, lei cosa dice?
Leggete pure quelli di Vergassola, credo che ne abbia scritto uno di recente. Sicuramente è un altro genere, ma ogni tanto fa anche bene ridere. 5 appuntamenti attendono gli appassionati di libri nei prossimi giorni. Il 9 ottobre ad Alessano, nel Salento, Cristina Martinelli incontra i lettori per raccontare il suo I papaveri di Monte Cassino, della Besa Editrice. Il 19 ottobre, invece, ad Ostuni, nel Brindisino, durante la settimana dei bambini del Mediterraneo, si parlerà dell'importanza del calcio come riscatto e speranza nell'ultima appassionante fatica di Paul Baco Longoi, dal titolo Colpo di testa, della Fabbri Editrice. Il giorno dopo, il 20 ottobre, a Maglie, sempre nell'Eccese, alle 19, nella libreria Europa, Fabio Toscani presenta per la casa editrice Sironi Il genio e il gentiluomo. Einstein è il matematico italiano che salvò la teoria della relatività generale. Gli ultimi due appuntamenti in calendario si svolgeranno ad Ostuni e Bari. Il primo si terrà il 22 ottobre nell'ambito della Settimana dei Bambini del Mediterraneo. Si tratta dell'incontro con Loredana Frescura per Il cuore sulla fronte, edizioni Fabbri. A Bari, invece, sempre il 22 ottobre, alle 19 nella libreria Gagliano, si parlerà di Omero, Iliade, l'ira di Achille, con il libro di Giuseppe Micunco, casa editrice Stilo. E anche questa settimana la puntata di Asterisco termina qui, ma torniamo la prossima settimana, giovedì alle 12.30, 16.15, 23.30 e domenica alle 14.30. Arrivederci, a presto.